Io ho ascoltato stamattina l'intervento, intanto chiedo scusa alla consigliera Piccinini che siamo ancora qui a discutere di cose così alte come la Consulta, probabilmente non parleremo del Passante Nord, che è la consigliera che segue per noi questo tema, ma dobbiamo fare cultura e quindi dobbiamo essere presenti anche su questo. Io ho sentito stamattina l'intervento del mio collega Bertani, che non so come mai, ha usato questo termine melensa, che per me era declinato in modo chiaro, era declinato nel modo riguardante al metodo col cui il Partito Democratico in quest'Aula usa gli Emiliano-Romagnoli nel mondo, l'emigrazione come una cosa così triste, poi, a cui dare una massima attenzione. E ho sentito una forte critica, giustamente ognuno ha diritto di farla, del consigliere Molinari, a cui consiglio però di andare a lezione dagli esperti di metodo e di merito del suo gruppo, che hanno già dato prova di avere questo tipo di caratteristiche. Ricordo Mumolo che parlava di metodo assolutamente importante, mentre Calvano parlava di merito per altre questioni. Però, essendo loro esperti, consiglio di interfacciarsi per riuscire a capire il senso di quello che ha detto Bertani stamattina, che assolutamente io non faccio l'avvocato di Bertani perché lui non ne ha bisogno. Ma mi ha dato un attimo fastidio, mi dà fastidio quando ci sono queste strumentalizzazioni delle parole dette e non dette, delle estrapolazioni di singole parole da un senso, da una frase compiuta. C'è stato un assoluto rispetto di chi è emigrato per questioni personali, per scelta, per necessità da parte di Bertani. Noi non siamo contro gli emigrati assolutamente, ci mancherebbe altro. Siamo fieri delle eccellenze che Emiliano Romagnoli, che nel mondo si fanno conoscere, ci mancherebbe. Ma quello che chiediamo non è altro che una cosa di buon senso. Noi ci proviamo ogni tanto a preparare qualcosa di buon senso, ma sembra che se non si è infarcito di retorica politichese non funzioni. E quindi proporrei al consigliere Bertani, la prossima volta che fa un intervento, di farlo passare dalla segreteria del PD per fargli fare gli aggiustamenti. In fondo, io vi chiedo così, tanto per fare un esempio, la Lombardia avrà degli immigrati in giro per il mondo? Immagino di sì. È vero che non è governata dal PD, ma loro la Consulta non ce l'hanno. È un problema questo? Perdono l'eccellenza del mondo? Non credo. Perché basterebbe che queste 111 associazioni in giro per il mondo che ci seguono in diretta e che saluto, basterebbe ascoltarle. Semplicemente, e quindi vedere quali sono le azioni che una semplice azione di un assessore, di uno stato di assessore, può andare a fare. Uno o più assessorati possono fare le azioni che oggi fa la Consulta. Nessuno ha detto come ha, non so bene, non so come abbia capito Pompignoli, che noi vorremmo autoeliminarci. Ha detto, beh, se vogliamo parlare di eliminazione delle regioni, facciamo un intergruppo. Ne parliamone, io sono disposto a confrontarmi su qualunque tema, ma non credo di aver percepito nell'intervento di Bertani stamattina questo senso. È un senso tutto elaborato, no, non so bene su quali basi, perché nessuno l'ha chiesto, ma si va a rielaborare questa consulta prevedendo questa pluralità, no? Presidente, col vicepresidente, dall'opposizione, la maggioranza, il consigliere che è la cosa che passa in mano a un consigliere regionale, così è più collegato. Ho sentito tante belle cose, va benissimo, ma a me il fatto che ci si apra verso l'opposizione con la vicepresidenza, scusatemi il termine, mi sa tanto di foglia di fico. Poi dopo voi vedetela come volete, io la vedo così, a me io lo percepisco così, poi sbaglierò, perché ovviamente ognuno si fa un'opinione, può essere anche errata. Ma intanto si pensa a stanziamenti, a rimborso spese, giustamente, ci sono delle attività da fare, si pensa a strutture, un organico, minimale, ma comunque un organico.
perché dobbiamo giustamente far sentire ai nostri emigrati che noi ci siamo, che il loro territorio c'è, che vogliamo collaborare con loro, e questo va benissimo. Dove lavoravo prima si chiama comunicazione e marketing, organizzazione eventi, non si parla di creare una consulta, basta fare un'ottima attività di interconnessione tra uffici, assessorati, di competenza verso queste 111 associazioni che ci seguono in tutto il mondo. E si tratta di fare quel tipo di attività, che non vuol dire buttare le eccellenze cresciute nel tempo, vuol dire semplicemente trasferire agli assessorati. Qual è il problema? C'è bisogno di mettere in piedi un carrozzone? Perché è l'ennesimo carrozzone, io lo vedo così. Sarò in malafede io, sarò prevenuto, può essere, perché... può essere, ma io ho già visto esperienze a vari livelli di carrozzoni di questo tipo che poi in qualche modo hanno cominciato a zoppicare, a scricchiolare per poi crollare. Quindi eviterei di fare sovrastrutture funzionali. In quest'aula ho sentito parlare di sovrapposizione di competenze per altri temi, non per questi, e che quindi erano da combattere questo tipo di cose, da non portare avanti quando ci sono delle sovrapposizioni. Ecco, qui stiamo facendo la stessa cosa. Competenze che sono tipicamente in mano agli assessorati li stiamo delegando operativamente ad altri, a una struttura che si dovrà muovere per la promozione, per il dialogo con gli emiliano-romagnoli nel mondo. Però per fare tutto questo non si fa, stanziamo un minimo di bilancio, un minimo di spese necessarie, ma non siamo neanche riusciti a votare l'apertura di una voce di bilancio per il fondo di microcredito votato all'unanimità in quest'Aula. Ma pure era semplice, era una cosa banale, l'abbiamo votato all'unanimità, ci siamo anche stretti la mano alla fine di quel consiglio perché abbiamo fatto tutti un bel lavorettino. Ma noi per gli emiliano-romagnoli nel mondo facciamo qualunque cosa, per le cose che abbiamo deliberato di fare già in questo bilancio no. Come non facciamo quello che stiamo facendo per gli emiliano-romagnoli nel mondo, struttura, budget, regole, no? Tutto quanto, non lo facciamo per... quel famoso, io so che casco sempre lì, se non fosse un disco rotto, osservatorio sulla legalità, già deliberato nella precedente legislatura, lì niente struttura, niente stanziamenti, niente regolamento, è una lettera morta in un paragrafo scritto in un articolo che rimane lì. E non so, io a questo punto proporrei di creare la consulta della legalità degli emiliani e romagnoli in Emilia-Romagna. Forse è diverso dall'osservatorio sulla legalità, forse funziona meglio la consulta dell'osservatorio, o forse abbiamo toccato un nevo scoperto, qualcosa che non capisco. Io capisco anche Bertani quando dice, poi dopo uno, quando non ha tutte le notizie, non ha tutte le informazioni, fa presto a pensare male, no? Si dice pensare male, si è detto anche stamattina, mi sembra, no? Che a pensare fa male si fa presto, ma a volte ci si piglia. Io spero di no, non lo so, non capisco perché non riusciamo a travasare le competenze che oggi vediamo, identifichiamo dietro la consulta all'interno degli assessorati, all'interno delle attività normali dell'assessore. Cioè, poi dopo possiamo parlare di comunicazione, di marketing, di stanziare fondi per attività di comunicazione, di promozione dei prodotti in giro per il mondo, di attività con le associazioni in giro per il mondo, ma questo non credo che ci sia bisogno di fare una consulta. Io penso che non sia così. Io poi vengo dall'azienda, io mi sono occupato anche di marketing, per me questa è una normalissima attività di marketing, anche molto avanzato, ma è quello, non è niente di più. Ho sentito anche parlare di... di proprietà transitiva, dico io ci andrei piano, soprattutto quando si ricordano i principi della destra dette da uno della sinistra, visto come siamo messi al governo, forse per proprietà transitiva. Va bene, ho finito, grazie.